Ben ritrovati cari telespettatori di Rete Oro al programma Remake. Oggi parleremo degli adattamenti cinematografici basati su un evento storico realmente esistito. Pensate, l'ammutinamento del Bounty, avvenuto nel 1789 e che ha ispirato il celebre romanzo di James Hall e di Nordhoff. La prima trasposizione cinematografica, pensate, avvenne nel 1935, intitolata La tragedia del Bounty. Per interpretare il protagonista Fletcher Christian, l'ufficiale che quindi si ribellerà al tiranno comandante Bligh, fu scelto Clark Gable, una divinità hollywoodiana che molti di voi ricorderanno per aver interpretato il protagonista Rhett Butler in Via col vento e per essere stato anche il protagonista del celebre film La Baia di Napoli con Sophia Loren. Mentre invece la parte del comandante Bligh fu affidata a Charles Laughton e pensate, Charles Laughton si lamentò proprio di quella parte perché si riteneva troppo vecchio per quel ruolo, ma comunque accettò. Il film riscosse un discreto successo e pensate, ben 7 le nomination all'Oscar. Clark Gable fu nominato anche lui come miglior attore protagonista, ma non vinse. Ma l'anno precedente aveva vinto però l'ambita statuetta d'oro con il film Accadde una notte. Ma nel 1962 fu girata un altro adattamento cinematografico sull'ammutinamento del Bounty, intitolato Gli ammutinati del Bounty. Fletcher Christian questa volta fu interpretato da un'altra divinità hollywoodiana, quale è Marlon Brando, mentre invece la parte di Bligh andò a Trevor Howard. Nel cast comparve anche un giovane Richard Harris. Pensate, per Marlon Brando, per interpretare al meglio la parte in cui era morente, decise di sottoporsi a dei blocchi di ghiaccio per realizzare al meglio le sofferenze date dalle ustioni durante la sua morte. Fu licenziato anche Hugh Griffith durante le riprese, infatti, come si nota nel film, fu assente in molte scene. Il licenziamento fu dovuto a causa del suo alcolismo, infatti il regista non riusciva a gestire l'attore. Ma tuttavia ci sono delle differenze tra il film e il romanzo. Nel film Bligh e Fletcher si conoscono per la prima volta a bordo della nave, mentre nel romanzo avevano già navigato precedentemente insieme. Nella realtà Bligh dormiva durante lo scoppio della ribellione sulla nave e nel film Fletcher invece è visto come un uomo risoluto e decisivo, ma nel romanzo invece era indeciso e abbastanza nervoso. Infine nella pellicola l'assoluzione di Bligh alla corte è contestata, mentre invece nella realtà Bligh fu acclamato come un vero e proprio eroe. Ci sono anche delle coordinate geografiche che non corrispondono, infatti l'isola di Pitcairn non corrisponde, secondo le coordinate del film, all'isola di Tahiti, dove fu veramente girato il film. Anche questo film ricevette 7 nomination all'Oscar, ma nessun attore fu nominato. Nel 1984 invece fu girato l'ultimo adattamento cinematografico, intitolato Il Bounty. La parte del capitano Bligh fu affidata ad Anthony Hopkins, mentre Fletcher Christian la sua parte fu affidata a Mel Gibson. Mel Gibson che diverrà noto per aver partecipato ai film successo polizieschi Arma Letale, aver partecipato alla celebre commedia What Women Want a fianco di Alan Hunt, ma soprattutto per il suo ruolo da premio Oscar in Braveheart. Nel film furono inclusi anche una vecchia gloria, quale Laurence Olivier, e Liam Neeson e Daniel Day-Lewis. E pensate un po', le musiche furono del celebre maestro Vangelis. Il film fu presentato in concorso al Festival di Cannes e riscosse anche lui un grandissimo successo. Anche per oggi la nostra puntata è finita, purtroppo. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao, si chiude.